Ci troviamo oggi nel municipio di Lanzo Torinese, il comune più importante delle valli di Lanzo. Abbiamo con noi il sindaco Fabrizio Vottero e vice sindaco Fabrizio Casas. Abbiamo l'onore e il piacere di consegnare al comune i due pannelli tattili realizzati nel progetto per la ripartenza del turismo accessibile dopo la pandemia. Sindaco, vuole dire qualcosa? Ma noi siamo onorati di questo, abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa e siamo disposti a proseguire su questo progetto perché crediamo che sia fondamentale, uno dei nostri obiettivi, cercare di avere un turismo il più accessibile possibile. Ci rendiamo conto che siamo ancora distanti, c'è ancora molto lavoro da fare, ma da parte della nostra amministrazione l'impegno è massimo e qualunque opportunità e col supporto vostro, che è fondamentale, noi la accoglieremo a braccia aperte. Quindi i due pannelli sono dedicati alla torre di Aimone de Chalans, che è il simbolo del comune di Lanzo, e alla chiesa di Santa Croce. Vice sindaco, anche lei vuole commentare qualcosa? Non posso che unirmi ai ringraziamenti che ha già fatto il nostro sindaco. Sicuramente avremo ancora altre occasioni, magari anche di incontrarci con la vostra associazione, per fare un giro insieme e vedere il posizionamento di questi pannelli tattici. Sicuramente un'ottima occasione per tutti. Grazie ancora della vostra Ok, disponibilità. grazie e a presto.